Intanto io sono qui che rappresento un attimino il team di progettisti che sta lavorando su questo progetto già da un paio d'anni, sicuro. Ed è nata un po' come un'avventura, anche noi diciamo volevamo sperimentare, perché anche per noi questo, non solo per noi, diciamo che in Italia case di paglia ce ne sono pochissime e sono comunque degli esempi di architetture molto limitate. Le uniche case in paglia che ci sono in Italia, che sono nella zona dell'Alto Trentino, sono delle case unifamiliari, quindi anche le costruzioni stesse dell'architetto Werner hanno comunque dei limiti dimensionali. Si parla che questo villaggio sarà il più grande in Europa, giusto, come villaggio di una casa in paglia. Quindi diciamo un progetto sperimentale anche da parte nostra. E all'inizio, quando abbiamo iniziato il dialogo con loro, è stato un continuo confronto, no? Perché si parlava di un approccio progettuale abbastanza inusuale, soprattutto per il modo di costruire che c'è oggi qui da noi. Quindi una certa sensibilità, soprattutto da parte loro, di entrare in certe argomentazioni che molto spesso si tralasciano. Una volta si faceva molto caso, no? Che era per esempio la scelta del luogo, e in funzione del luogo capire che tipo di energie ci fossero in quel luogo, che non sono solo le energie del sole, del vento, dove sorge il sole, dove tramonta, ma anche energie cosiddette sottili che vanno comunque a influenzare il benessere della persona che poi in quel luogo ci rimane. Quindi una certa sensibilità verso un approccio più olistico dal punto di vista architettonico, cosa che diciamo ormai il 99% degli architetti, degli ingegneri non considerano, mentre una volta era il contrario. Se andiamo indietro nel Medioevo, ma anche prima, le cose più importanti erano capire le energie che c'erano in quel luogo e su quello andava costruito. Faccio un esempio: una chiesa, una cattedrale sono sempre nati in dei punti particolarmente energetici, e questo si è dimenticato, non si fa più. Invece diciamo abbiamo voluto porre molta attenzione a questo, perché siamo convinti che le energie, quelle che arrivano sia a livello della terra sia anche a livello cosmico, sono energie che comunque influenzano il benessere delle persone. Quindi un approccio che è definito architettura bioarmonica, quindi un'architettura fatta veramente a misura dell'uomo. Questo va a implicare tantissimi aspetti. Primo aspetto, vediamo se funziona. Per esempio, il primo aspetto è stato cercare di capire che cosa succedeva in quella zona lì, che era stata scelta per l'ecovillaggio. Quindi abbiamo fatto delle analisi approfondite dal punto di vista geobiologico, andando a cercare delle reti energetiche che sono delle energie che sono sotterranee, quindi con delle maglie. Chi se ne intende un po' di geobiologia, ci sono delle reti energetiche sia dal punto di vista elettrico che anche che sono diciamo definibili attraverso delle reti particolari, dove si vanno a sovrapporre queste reti si creano dei nodi geopatici, che sono dei nodi di energia molto forte, che se oltretutto sono anche amplificati da dei corsi d'acqua sotterranei o a delle falde, diventano anche nocivi per la salute. Quindi un voler analizzare a fondo questi aspetti è stato molto importante, è stato un po' la base anche del progetto. E da qui abbiamo identificato tutta una serie di punti dove è preferibile non sovrastarci per molto tempo. Quindi nel progetto siamo stati molto attenti a definire delle aree, diciamo, di utilizzo temporaneo, dove ci si sta in cucina, dove si sta nelle aree comuni, e quindi che non influenzano più di tanto il corpo, mentre le zone dove si va a dormire, dove non ci rimane tutta la notte fisso in un punto, sono stati particolarmente scelti dei punti che non avessero queste energie negative. Come abbiamo fatto anche una analisi con un raddomante per capire effettivamente dove si muoveva l'acqua in questo terreno. Quindi un approccio particolare che
ha fatto sì che da qui nascessero poi tutta una serie di ragionamenti. Quindi questi sono ragionamenti che poi hanno tenuto conto di tanti aspetti, no? anche il fatto stesso della scelta delle forme architettoniche, quindi legate alla geometria sacra, ai rapporti aurei, è stato uno studio che è stato fatto sempre, diciamo, in un continuo dibattito, un continuo dialogo con loro. Ed è stato interessante perché ci ha fatto approfondire degli argomenti particolari e da qui piano piano sono nate le forme di questo villaggio. Ecco, bisogna dire una cosa, noi qua ci troviamo in una zona pedemontana dove l'architettura tradizionale è la contrada di una volta, le casette che piano piano nascevano una attaccata all'altra perché il padre faceva la casa al figlio, insomma pian pianino nasceva la contrada. E aveva delle tipologie architettoniche ben precise, no? Dove c'era una strada che univa tutte le casette più o meno sparse, che però seguivano un po' l'orografia del terreno e quindi non avevano delle forme particolari. Noi invece stavamo imponendo in questo territorio delle forme geometriche ben precise, no? E questo è stato fonte di dibattito anche all'interno dell'amministrazione comunale. Perché si trattava di portare un concetto di geometria in aree dove non esisteva prima, dal punto di vista architettonico, una progettazione geometrica. Quindi anche lì è stato interessante questo sviluppo ed è stato importante perché teniamo presente, io mi ricordo anni fa che nel comune di Schio avevano addirittura stilato un prontuario che quando si andava a costruire in queste zone bisognava fare la balaustra in quel modo lì e non se ne andava fuori, no? Cioè bisognava costruire come 100 anni fa. Quindi il dibattito è stato vivace e comunque è stato molto positivo anche per l'apertura che ci ha dato il comune su questo. Quindi hanno accettato il nostro approccio progettuale perché era motivato, nel senso che non ha senso secondo noi costruire oggi come 100 anni fa, perché 100 anni fa altre erano le esigenze, erano case contadine con la stalla, cioè avevano altre finalità, il nostro ha un altro scopo e quindi anche tutto il ragionamento geometrico è stato sposato dalla giunta comunale. Da qui sono nati dei rapporti geometrici, su cui è stato semplificato, che comunque sono delle figure geometriche che danno alla fine delle proporzioni, che sono le proporzioni che troviamo in tutti i monumenti antichi, dalle piramidi d'Egitto alle cattedrali doriche, troviamo sempre delle regole geometriche che gli antichi conoscevano molto bene, che sono le regole geometriche che sono legate anche alla figura umana, ai rapporti della misura che ha l'uomo, infatti all'inizio c'era la figura umana di Leonardo da Vinci. E da qui è nata la forma, che questa poi ce la ritroviamo sulle cattedrali gotiche, che è l'incrocio di due cerchi con la circonferenza che passa per il centro, che dà luogo a una forma che la ritroviamo appunto in tanti monumenti gotici, che si trova soprattutto in edifici sacri. E la caratteristica della geometria sacra, si chiama appunto così, è che comunque viene applicata in delle architetture che hanno appunto questa caratteristica di sacralità, che non è la sacralità di una chiesa. Il concetto di sacralità è un concetto che è legato alla comunità, nel momento in cui le persone si incontrano e hanno un fine comune, hanno degli ideali comuni, quel momento diventa sacro e quindi un luogo dove succede questo diventa inevitabilmente sacro. Non è la chiesa fisica che è una chiesa, ma sono le persone dentro che la rendono sacra. Quindi il fatto della comunità che si trova attorno a un punto e da lì ha dei fini comuni e degli obiettivi comuni crea questo concetto di sacralità. Da lì, adesso qui infatti sappiamo tutto, 2 anni di discussioni, arriviamo a una definizione architettonica. Che cos'ha di caratteristico questa scelta architettonica? Che comunque di base c'è una comunità che ha deciso di condividere tutta una serie di momenti. E quindi anche l'architettura ci è andata dietro, cioè noi abbiamo cercato di tradurre, diciamo, lo stile e le volontà che avevano loro. Poi alla fine
è stato un confronto continuo, perché l'architettura ha anche condizionato, diciamo, in un certo senso il modo di stare insieme. C'è stato un dare e avere continuo. Di fatto si è scelto fin dall'inizio di dare molto spazio a quelle che sono delle zone cosiddette comuni, quindi delle zone dove si va a convivere. Chiaramente qui abbiamo a che fare con 20 nuclei familiari, ognuno ha le sue esigenze, c'è chi ha i bambini, c'è chi è anziano, cioè ci sono tantissime situazioni, ed è stato e tuttora, diciamo, in una fase di sviluppo il fatto di trovare dei punti in comune. Quindi abbiamo all'inizio scelto questa parte che vedete gialla, è tutta un'area destinata a dare ai comuni. Cosa vuol dire? Vuol dire che lì ci mettiamo delle sale conferenze, ci mettiamo delle sale attività, eccetera, ma oltre a questo ci mettiamo anche, per esempio, una cucina per tutti e una sala per mangiare tutti insieme. Ci mettiamo una lavanderia grande per tutti quanti. Questo, primo, nell'obiettivo di convivere e quindi condividere tutta una serie di attività. Secondo, anche un discorso di costi, no? Perché io più vado a convogliare queste attività, più riesco a ridurre i costi, perché faccio una lavanderia sola per tutti, faccio una centrale termica per tutti, faccio una cucina per tutti. Ecco, qua è chiaro che dipende poi lì la forza della comunità fino a che punto si va a convivere. E infatti noi, nelle abitazioni che sono queste più scure, abbiamo comunque previsto la possibilità che uno ha la sua cucina, ha la sua lavatrice in bagno, però in maniera limitata, cioè non abbiamo fatto la casa di 200 metri quadri con la cucina e il soggiorno, ma abbiamo ridotto le dimensioni dell'abitazione, perché molte attività sono nelle aree comuni. Quindi sono diventate delle case che hanno un modulo da 60 metri quadri, c'è il modulo di 120 metri quadri perché è la famiglia numerosa, però privilegiando gli spazi comuni. Quindi quando uno acquisterà una di queste case, non acquista una casa di 120 metri quadri o di 60, acquista la casa di 60 più tutto quello che è la parte comune. E questo è importante che entri mentalmente nel chi abiterà qui, che non è che ha la sua casa con le quattro mura. E guardate che non è così semplice, perché noi abitiamo anche in un'area dove siamo abituati tutti a avere la nostra casa con la nostra recinzione, il cancello, la siepe alta 2,5 metri che non vede il vicino di là, cioè siamo tradizionalmente abituati a questo, no? Ce l'hanno insegnato, no? Casa mia, faccio quello che voglio io, no? E quindi è facile dirlo, è facile dire sì dai, siamo tutti insieme, quando è il momento di dire, bon, adesso te, però vai a lavare i panni nelle lavatrici comuni con tutti. Quindi non è così semplice per la nostra testa, per la nostra mentalità. Però è un obiettivo della comunità e per quello dall'inizio è stato scelto di dare molto, molto importanza, molto spazio a questi spazi comuni. Di fatto la soluzione architettonica è diventata una forma a vescica fiscis, come abbiamo visto prima, orientata in un certo modo. Qui sono stati fatti dei studi sui venti, sugli orientamenti. Oltretutto c'è anche molto che mi piace molto, questa è una cosa che piace molto a me, è il fatto che dentro la piazza abbiamo costruito una sorta di grande meridiana e soprattutto una costruzione che mi permetta di avere una relazione di un certo tipo a livello cosmico con i pianeti, che può servirci per molti scopi. Dal punto di vista energetico sicuramente, ma anche per insegnare per esempio ai bambini come funzionano i pianeti, no? E quindi ci sono degli allineamenti cosmici in questi disegni molto importanti. Quindi sono aspetti, diciamo, sottili, no? Sensibili, che mi piace sempre sottolineare. Da qui il terreno si trova in una certa pendenza, quindi era necessario costruire su livelli diversi. Quello che vedete qui è una sezione ancora iniziale, poi è cambiato un po', però concettualmente è rimasto che c'è la parte sotto di case, è un po' più bassa, la parte qui più alta, sotto ha un locale seminterrato dove ci sono tutti gli spazi comuni. Questo fa sì che si crei una piazza su due livelli, dove ci saranno delle attività. Quindi abbiamo
una zona comune questa, che è tutta una zona vetrata in questo punto, che darà sulla piazza sotto, e qui abbiamo, diciamo, la comunità che si diciamo, rivolge verso il centro per tutte le loro attività comuni. Andiamo avanti. Questo era un concetto spiegato con degli schizzi, no? Dove l'interrelazione della vita di comunità è diverso nel momento in cui ci troviamo su un tavolo lungo e diritto, le persone si relazionano limitatamente. Cosa succede a livello architettonico? Quando ho una fila di case con una strada che passa in mezzo, le relazioni tra gli edifici sono molto limitate e anche impedite un po' da questi passaggi. Quindi, nel momento in cui invece la mettiamo a livello architettonico come una tavola rotonda o ovale, le relazioni diventano già diverse. Portando il traffico all'esterno e dando questa forma al nostro villaggio, andiamo a condizionare le relazioni umane che avvengono in questo villaggio. Quindi la scelta della forma non è casuale, ha anche questo scopo. E lo stesso vale per le energie che danno le forme. Noi sappiamo che tutte le energie, le forme geometriche, come anche i suoni, come anche i colori, sono tutti traducibili in frequenze e quindi sono tutti traducibili in energia. Queste sono delle considerazioni molto importanti che ci hanno fatto scegliere anche per quel motivo queste forme particolari. Qui si inserisce il progetto, a un certo punto si è deciso di andare ad analizzare i materiali, che cosa usiamo. E lì è stata fatta una ricerca, sono stati fatti diversi viaggi, siamo andati a vedere delle esperienze all'estero e quello che ci è piaciuto molto sono state le esperienze in Svizzera, soprattutto della costruzione di case in paglia. La casa in paglia può essere fatta in tanti modi e le esperienze che abbiamo visto ci hanno fatto capire innanzitutto le caratteristiche che ha una casa in paglia, no? Perché diciamo se ne possono vedere di tanti tipi, si vedono case in paglia abbastanza, diciamo, abbozzate in maniera grezza, si vedono delle case in paglia che non hanno nessuna differenza rispetto a una casa normale a livello estetico, le vediamo come una casa normalissima, con la qualità della paglia che ci è piaciuta molto perché ha un elevato capacità di isolamento molto, molto alta, quindi abbiamo un materiale che isola tantissimo, che mi permette di diciamo di calibrare il tasso di umidità all'interno degli ambienti, perché sono materiali che assorbono l'umidità e viene rilasciata gradualmente, e sono dei materiali che hanno anche dei costi relativamente bassi. Stiamo parlando comunque di balloni di paglia che hanno spessori da 1 metro, 1,20 metri. Quindi adesso qui vediamo una casa con dei muri sottili, ma le case, vediamo, per esempio questa casa, questa ha una muratura di 1,20 metri di spessore. Parliamo in questo caso di muratura portante, cioè le case che andiamo a vedere in Svizzera hanno i muri in paglia portanti, vuol dire che la casa è tutta di paglia. Le obiezioni sono state tante, sì, ma la paglia, cioè se prende fuoco e cosa succede, cioè, ci sono tantissimi dubbi che ci sono venuti, ma da lì abbiamo approfondito, abbiamo visto che le caratteristiche sono notevoli, intanto non prende fuoco, perché la paglia è compressa e quindi non avendo molto ossigeno all'interno non è soggetta a incendiarsi facilmente, inoltre viene rivestita da intonaci esterni in calcio, intonaci interni in terra cruda, e quindi la paglia è completamente isolata dall'esterno. E inoltre l'abitabilità all'interno di queste case è eccezionale. Per esempio, adesso non so se è il caso di questa casa, ma siamo andati a vedere delle abitazioni dove fuori c'erano meno 15 gradi, nevicava, e all'interno dell'abitazione veniva riscaldata solamente con il calore del corpo umano delle persone, la cucina e le lampade incandescenti, quindi non c'era l'impianto di riscaldamento, eppure si stava bene. Quindi caratteristiche del materiale eccezionali dal punto di vista di isolamento.
Chiaro che anche qui ci siamo scontrati con tantissime difficoltà, perché non esiste una normativa in Italia che mi permetta di costruire una casa in paglia, che non è considerato materiale da costruzione. Quindi io non posso fare un progetto di una casa in paglia perché non me lo approvano. Quindi abbiamo dovuto cercare degli espedienti. Allora abbiamo pensato, sì, però se noi mettiamo anche il legno con la paglia, facciamo vedere che la casa sta su perché c'è il legno. Quindi di fatto noi facciamo una casa in paglia e legno. Questo è stato necessario. E poi far capire all'amministrazione comunale che stiamo facendo una casa in paglia da 1,20 m di spessore, cioè capite che è una cosa un attimino, è stata un po' una battaglia, no? Però ci siamo divertiti, l'ho portata avanti e effettivamente questa cosa alla fine è stata molto molto apprezzata. E la facciamo vedere una casa in paglia che va su. Adesso facciamo vedere una casa che va su. Però voglio spiegare un attimo una cosa. E diciamo che questa esperienza qui è stata molto interessante ed è stata, e siamo riusciti a portarla in fondo anche perché il comune di Schio diciamo, ha approvato delle normative che quanto mi risulta finora sono solo loro che l'hanno fatto, cioè hanno messo una normativa loro dove se l'abitazione riesce a entrare in categoria A energetica non viene computato lo spessore del muro come volume. Per noi era un problema grosso quello, perché muri da 1,20 m vuol dire tantissimo volume perso. La normativa di questo comune ha permesso questo, quindi ci ha agevolato tantissimo. Credo che magari in un altro comune avremmo fatto fatica a portare avanti un progetto del genere, quindi questo è da far presente. Inoltre, ecco, volevo farvi vedere questo concetto. Ecco, qui questo è il concetto costruttivo che abbiamo deciso di ottenere. Quindi questi sono delle balie di paglia da 1,40 m per 1,20 m di spessore che vengono sormontate una sull'altra, però tra i muri di paglia noi andiamo a costruire dei portali. Quindi sono dei portali in legno di spessore 10 cm che vanno a sostenere l'intera abitazione, quindi la struttura portante è calcolata e dimensionata per sostenere la casa è fatta da questi portali di legno. Questi portali mi permettono di inserire porte, finestre e comunque di far contribuire il lavoro portante anche alla paglia, perché se voi fate caso questi balloni sovrapposti li facciamo fuoriuscire un attimino dall'altezza del solaio, in modo tale che quando andiamo a appoggiarci sopra il nostro solaio di legno andiamo a schiacciare ulteriormente la paglia che già all'origine viene compressa di più rispetto a un ballone di paglia normale. In questo modo viene compressa ancora di più e la facciamo anche contribuire a livello statico. Tenete presente che una costruzione così con balle di paglia e legno ha anche delle ottime caratteristiche per l'antisismica, perché si viene a creare un edificio molto elastico dove importanti sono sicuramente i giunti sulle parti in legno che devono essere costruiti in un certo modo, ma soprattutto in una zona ormai molto sensibile, no? Dove l'antisismica è diventata importante, questo tipo di edifici non ha nessun problema, anzi risolve in maniera ottimale il discorso sismico. E da lì è nato pian pianino il progetto. Ecco, quello che è importante far sottolineare questo. Queste sono le abitazioni dove abbiamo la faccia rivolta verso sud e sud-est, che è questa, sarà completamente in vetro, quindi aperta e per ricevere sia il calore del sole sia anche dal punto di vista, se vogliamo, panoramico, nella zona più bella è completamente in vetro, mentre la paglia copre questi tre lati, quindi i lati esposti a nord, ai venti che arrivano, che sono anche abbastanza forti da questa parte, quindi sono concepiti proprio come un guscio di paglia che è tutto aperto su un lato. Questo è il... Ecco, poi pian pianino qui vedete che ha preso forma la piazza in un certo modo, con delle forme che ricordano anche il segno del Tao. Al centro della piazza abbiamo costruito un locale, abbiamo progettato però, un locale adibito alla meditazione, e questo è il punto energetico più importante del villaggio,
Poi qui c'è anche una ricerca geometrica, è diviso in 8 parti, l'8 è un numero particolare, e quindi questa è una sala per la meditazione. Queste sono tutte le aree comuni, sono sotto questa metà piazza. Di qua vedete che c'è una grande meridiana, qui c'è una meridiana anelmatica, quella che misura l'orario con l'ombra della persona che si posiziona qui su determinati punti. Quindi ecco un approccio molto olistico. E questa è la sezione più recente, dove vedete che abbiamo i muri di paglia, questa è la parte esposta a nord, il tetto è completamente di paglia e anche i solai sono pieni di paglia. Quello che è importante per la paglia è tenerla lontana da qualsiasi punto di umidità. Quindi la casa, se fate caso, è sollevata da terra, qui circola l'aria. Quindi dobbiamo creare una fondazione dove praticamente, come fossero delle palafitte, andiamo a costruire dei solai in legno e paglia e lasciamo che l'aria circoli sotto. Eccola qua. Magari adesso vediamo qualcosa sulla paglia. Qui ci ha aiutato molto l'architetto Schmidt, che è l'architetto svizzero che ha moltissima esperienza su casa in paglia, anche proprio sul campo. Lui va lì e si mette a mani nude a costruire i muri. Adesso lo vediamo. Allora, qui stiamo vedendo la costruzione della casa, quella che come gruppo di pionieri ci ha fatto innamorare della Italia, no? Quella lì che con meno 10 gradi fuori, dentro c'erano 16 e non era scaldata la settimana.